Dunque Gianluca, la mia prima domanda è: quali sono le novità più grandi, diciamo, nella campagna di comunicazione per queste elezioni da parte del governo? Ma come hai visto, come credo abbiano visto tutti gli italiani, c'è stato un cambio radicale nella cifra del linguaggio, perché siamo stati abituati ad un presidente molto posato nel modo di esporre le idee, molto tecnico. Adesso naturalmente che invece c'è una campagna elettorale, il linguaggio è quello della politica. Questa cosa effettivamente a molti può sembrare spiazzante, ma in realtà è il linguaggio che richiede una campagna elettorale, quindi essere più diretti, contestare nel merito le osservazioni degli avversari, e questo direi che è il cambiamento più importante, che poi ovviamente si applica anche agli strumenti utilizzati. Quindi l'altra grande novità, immagino ci arriveremo più tardi, è i social media, no? Quindi l'utilizzo di strumenti prima non convenzionali, in realtà ormai sono diventati convenzionali anche i social media nella politica. Chiarissimo, infatti i social media sono stati usati dalle aziende, poi da alcuni politici, parlamentari, nonché sindaci anche, ma non abbiamo mai visto finora una presenza così importante per quanto riguarda il Presidente del Consiglio. Quindi ti vorrei chiedere quali sono effettivamente gli obiettivi, diciamo, per quanto riguarda la presenza online, specialmente sui social media. Chi si cerca di coinvolgere soprattutto? Ecco, ok. Perché ovviamente l'interlocutore è differente a seconda del social che utilizzi. Quindi ti prendo i tre principali. Nel caso di Twitter, tu sai di dialogare con un pubblico tendenzialmente molto preparato, che segue molto le notizie, dove ovviamente viene premiata la notizia di maggior valore. Giovane, ma non necessariamente giovanissimo. Quindi in quel caso lo scopo di Twitter è stato diffondere naturalmente informazioni parallelamente a canali più tradizionali, ma acquistare un dialogo più snello con questa categoria. Nel caso di Facebook, invece, anche se gli ultimi dati che ho letto recentemente dicono che c'è una percentuale crescente di over 65 che si iscrive a Facebook, in realtà però i protagonisti sono i giovani, quindi là lo scopo è creare un dialogo anche più snello, ancora più informale se vuoi rispetto a Twitter, quindi con i più giovani. E poi c'è YouTube, dove vengono caricati dei video di vario tipo. Beh, in quel caso direi che hai un audience molto più eterogeneo, quindi giovani, meno giovani, e sfrutti uno degli strumenti di comunicazione, cioè quello visuale, che su internet la fa da padrone. Guarda caso, Twitter adesso ha aperto anche agli strumenti video. Quindi queste sono le tre tipologie di interlocutori con i quali ti rapporti. Parliamo un attimo di Monty Live. L'iniziativa è stata accolta con molto interesse su Twitter da tutti coloro che vi hanno partecipato e la partecipazione è stata ingente. Però ci sono state anche molte critiche in seguito all'evento. Mi potresti dire qualcosa di più rispetto a come è andata e quali pensate che possano essere, diciamo, delle migliorie da apportare in futuro? Verissimo, è stato molto seguito e anche molto criticato. Comunque c'è stata un'opinione che si è divisa, no? Tra i favorevoli per una cosa che effettivamente non era mai successa in Italia e quelli che invece hanno criticato l'utilizzo dello strumento. Ma io faccio presente questo. La prima è che c'è comunque una persona che ha più di 70 anni, che non ha mai utilizzato uno strumento e che si trova ad utilizzarlo. E rispondeva lui personalmente. Aveva naturalmente un'assistenza, ma era lui che rispondeva. Quindi anche quelle che sono parse ingenuità, come il wow, da parte della comunità dei cosiddetti internauti o twitternauti, in realtà, a mio giudizio, sono comprensibili e sono anzi l'espressione di una ingenuità nell'utilizzo di uno strumento. Sicuramente si può migliorare.
ad esempio rendendolo un appuntamento non sporadico ma più frequente, sicuramente si possono dare risposte più puntuali. Un'altra critica è stata che sono state date poche risposte rispetto alle tante domande. Sicuramente ci può essere un maggior numero di risposte, in realtà anche lì abbiamo pubblicato un'infografica in cui viene dimostrato che dei temi trattati, la gran parte nelle risposte date è stato affrontato. Ovvio che c'erano magari, adesso non lo so, sto ipotizzando, 300 domande sul mercato del lavoro. Poi però più o meno il tema era mercato del lavoro, quindi se tu rispondi sul mercato del lavoro hai in parte dato una risposta. Credo che sarebbe interessante l'utilizzo di uno strumento di questo tipo, non parlo soltanto del Presidente del Consiglio, ma in generale dei politici più frequente, perché per ora questo esperimento, per quanto criticabile o migliorabile, è rimasto comunque un esperimento isolato. Quindi non c'è stato una seconda puntata anche da altri politici, e sarebbe interessante vedere anche come se la cavano gli altri. Penso di potermi fare portavoce di molti che hanno sostenuto che forse Twitter non era proprio la piattaforma più adatta per rispondere, più che altro. Magari per raccogliere le domande sì, ma non per rispondere, in quanto la risposta ha necessità di una complessità non possibile, diciamo, non in 140 caratteri. Pensi che sia vero e pensi che questo cambierà qualche cosa nel modo in cui verranno svolte le prossime, diciamo, puntate? Credo di sì, sono d'accordo con te. 140 caratteri anche per me, che lo uso molto, non è che sono limitanti. Devi naturalmente sintetizzare molto il tuo pensiero, quindi inevitabilmente procedi più per slogan, se vuoi, rispetto ad un pensiero argomentato. Non so se, o meglio, sì, risposte argomentate sono d'accordo con te, è preferibile che avvengano su altri contesti. Del resto, sai che c'è sul sito di Scelta Civica la possibilità di presentare delle proposte e quindi strutturare una sorta di dialogo e di dibattito più ampio. Quindi in quel caso si svolge un dibattito più vicino al senso tradizionale che attribuiamo a questa parola, cioè di scambio di opinioni argomentate. Non escludo però invece che possa prevalere nel caso di Twitter, qualora venisse ripetuto, la spontaneità. Secondo me lì tu apprezzi di più la risposta spontanea, anche se vuoi lo slogan coniato sul momento, che è anche uno strumento di valutazione. Certamente non mi limiterei a considerare Twitter il posto dove scambiare idee e opinioni con qualunque leader politico, nazionale o locale. Chiaro, un'altra domanda che ci tengo a farti è, i politici stanno usando moltissimo i social media, in questo periodo, specialmente in piena campagna elettorale, oltre che ovviamente i media più tradizionali, specialmente la TV. Pensi però che questa presenza sui social abbia effettivamente un'influenza poi sull'esito delle elezioni, o è semplicemente un must del momento? Qualche tempo fa, un caro amico, che peraltro è stato perlomeno un critico della presenza sui social di Monti, cioè Stefano Epifani, che però, ripeto, è un caro amico, è una persona che stimo molto, mi faceva notare una cosa molto interessante, che dei profili sia Facebook, in misura minore Twitter, perché non era, adesso comincia a essere più sviluppato, aperti dai candidati, oltre la metà vengono disattivati o comunque non sono più utilizzati al termine della campagna elettorale. E questo secondo me è un dato molto interessante, perché risponde in parte a quello che chiedevi tu, cioè forse un utilizzo ancora non pienamente maturo, perché se lo usi più come megafono della campagna e poi non lo fai diventare invece uno strumento di dialogo costante. Allora,
Io sono, partendo da questo dato di cui appunto mi diceva Stefano, io penso due cose. La prima è che da una parte abbiamo e cominciamo a vedere a regime l'utilizzo di Twitter da parte delle istituzioni. Per esempio a Palazzo Chigi qualche mese fa abbiamo aperto un canale, un profilo Twitter che continua a funzionare. In quel caso diamo informazioni istituzionali naturalmente in maniera regolare. Mi auguro anche che il prossimo governo che verrà continuerà a farne utilizzo. Per quanto riguarda la personalità, invece, chiamiamola così, politica, a prescindere che venga letta o meno, questa è una bella domanda, se lo continuano a usare o meno. Io credo che sarà utilizzato di più. I grandi politici in realtà lo stanno, grandi inteso quelli nazionali più noti, lo stanno utilizzando anche al di là della campagna. Credo che però ancora per un certo periodo di tempo assisteremo a profili che vengono creati e curati molto in vicinanza delle campagne elettorali e meno invece nei periodi diciamo così meno attivi. Però se dovessi identificare un trend, almeno così come lo vedo io, stiamo andando più verso un utilizzo costante di questi strumenti piuttosto che sporadico. Quindi pensi che effettivamente il loro uso farebbe la differenza, diciamo, alle urne? Beh, no, non è determinante secondo me. La comunità di Twitter, per esempio, è molto dedita, come dire, molto preparata, però tutto sommato è una comunità minoritaria, non rappresenta affatto l'elettore medio. Anche Facebook, tutto sommato, è più numeroso come frequentazione, ma nuovamente non è necessariamente lo specchio della società italiana, quindi non saprei, non credo ancora che investire completamente sui social possa far vincere o perdere se utilizzato male una campagna elettorale. Penso possa essere uno strumento di supporto. Chiaro, un'altra domanda. Come sai, probabilmente sei al corrente dei vari fail comunicativi sui vari social media avvenuti specialmente all'epoca durante l'elezione del sindaco di Milano. Ricorderai la tristemente nota faccenda di Sucate e della moschea. Diventa importantissimo non cadere in questo genere di errori, quindi ti vorrei chiedere quali sono le precauzioni prese in questo senso. Ma nel caso di Sucate, secondo me c'era a monte un elemento interessante, cioè il tentativo del profilo di interagire molto con i propri utenti. Questo per tornare a quello che mi chiedevi prima sulle critiche. Un'altra critica che è stata fatta è che il profilo non interagisce, il profilo parlo di Senatore Monti, non interagisce molto con gli interlocutori. Per interagire banalmente significa che non risponde alle domande, alle cose, è più un postare informazioni. Oh, detto questo, quindi quella cosa era positiva. Adesso nell'episodio grottesco, però il fatto che ci fosse uno sforzo di interagire era secondo me un elemento positivo. Il rischio è quello che dici tu, cioè di fare figure barbine. Quali precauzioni prendere? Fondamentalmente, se è lo staff che posta, banale, ma scrivere sempre, noi per esempio utilizziamo ST come sigla, e cercare di possibilmente A non cadere in provocazioni e B, se proprio decidi di interagire, di farlo sempre a ragion veduta. Mi rendo conto che è una cosa molto banale. In realtà, quando tu cerchi di stare sul pezzo, come si dice, quindi di essere molto pronto nelle tue risposte, il rischio è proprio quello, cioè di dare per scontata la veridicità di un'informazione, cioè di una moschea in un posto che non esiste, ma che così a livello fonetico potrebbe essere, no? Perché ate è una desinenza che è molto frequente lì nella zona. E poi fare però un errore madornale. Quindi queste due cose, insomma, l'identificare quando risponde il titolare vero e proprio e lo staff e prendersi magari 5 minuti di più e però certificare la risposta che dai. Ok, ultima domanda. Come pensi che
evolverà questo tipo di utilizzo di social network e social media nel futuro prossimo e non così prossimo in Italia? Una cosa è quella che ti dicevo prima, cioè distinguerei tra l'utilizzo personale e quello delle istituzioni. Mi pare che anche nel futuro prossimo le istituzioni avranno sempre di più un canale social aperto, già lo hanno in tante in realtà. Un esempio è Palazzo Chigi, ma ti dico l'esempio perché lo conosco personalmente, avendolo vissuto personalmente, ma ci sono tante istituzioni. E lo stesso accade su Facebook. Quindi questa è una cosa che nemmeno parlerei più di futuro prossimo, parlerei di presente. Che altri tipi di utilizzi potrebbero essere fatti in un futuro invece prossimo e meno prossimo? Direi investire di più sull'interazione, quindi lo spirito che anima i social. Per esempio, una cosa che apprezzo molto, il presidente Obama in particolare pubblica, se non sbaglio settimanalmente, adesso non mi vorrei sbagliare, una sorta di video in pillole della settimana o degli eventi che lui ha fatto e lo diffonde, e con anche scenette simpatiche a volte, no? Oppure abbiamo visto tutti anche recentemente delle foto, come dire, non convenzionali, il presidente che scherza. Ecco. Quel modo di utilizzare lo strumento per umanizzare il politico, che è comunque sempre molto lontano come percezione rispetto alla base, credo che possa essere non solo un traguardo raggiungibile, ma questo è l'auspicio, raggiungibile anche in un futuro abbastanza vicino a noi. Sarebbe, come dire, l'utilizzo più adeguato di uno strumento social, quindi per avvicinare il politico alle persone, fermo restando che poi secondo me politica e istituzioni devono anche tenere grande peso, in grande importanza il dialogo vero e proprio, quello faccia a faccia, cioè il social va benissimo, però è anche poi necessario recuperare dove non c'è un dialogo fatto con le persone vis-à-vis. Ultimissima domanda che mi hai fatto venire proprio adesso, è questa. Pensi che l'utilizzo di questo genere di strumenti possa avvicinare quella fascia di giovani che ormai si sono completamente estraniati dal mondo della politica? E in che modo, se sì? Sì, penso di sì, perché nel bene e nel male oggi la fascia dei giovani, che è un po' indefinita, comunque consideriamo gli under 30, se vuoi, danno molto peso allo scambio che avviene attraverso i social, quindi sì, può essere uno strumento. Resto dell'idea però che sarebbe bello mantenere anche una importanza, un peso come dire, allo scambio diretto. Io per esempio ricordo che ero piccolino, c'era il presidente della Repubblica Pertini. Pertini per esempio riceveva una volta al mese, adesso così vado un po' a memoria, riceveva i bambini delle scuole al Quirinale e tutti i bambini potevano fargli una domanda. E io andai una volta e feci la domanda al presidente. Ecco, ho quel ricordo di bambino molto bello come dire, della persona che vedevo in televisione, che invece davanti a me rispondeva a una mia domanda. Questo non credo che sia una cosa che un social network potrà mai sostituire, cioè il rapporto umano. Quindi anche con i giovani, benissimo i social, ma bisogna recuperare il rapporto faccia a faccia. Chiarissimo. Perfetto Gianluca, io ti ringrazio veramente moltissimo per il tuo tempo e la disponibilità. Grazie a te e un saluto.